Rieccoci a parlare di qualche acquisto. C'è un po' di tutto. Siete pronti per il Gran Bazar? Yeah! Benvenuti, bentornati. Rieccoci con un po' di acquisti misti. Nel Gran Bazar oggi abbiamo libri, bellezza e cose strane. Cominciamo con i libri, che sono quelli più ingombranti. Ho cominciato il mese di aprile con una nuova fissazione. La nuova fissazione l'avete vista, l'avete capita, l'avete intuita se avete visto il video delle letture del mese scorso, è Nick Hornby. Su suggerimento di alcuni di voi ho preso alcuni titoli, ma in realtà è stata una cosa più di impulso, cioè sono uscita, sono andata al libraccio e ho preso tutti i libri di Hornby che avevano in sconto. Tutti. Tre. In particolare ho preso, allora vabbè, Un ragazzo, questo costava, non vi so dire il prezzo originale, però io l'ho pagato 5,16 euro col 40% di sconto. Ed è un'edizione Thea. Poi ho preso Tutto per una ragazza in un'edizione Guanda a 7,50 euro. E poi ho preso un'altra edizione Guanda Alta Fedeltà a 5,50 euro, sconto 50%. Poi girovagavo per il libraggio con la mia migliore amica quando mi cade l'occhio su una cosa meravigliosa, cioè questa. Voi sapete quanto io abbia amato L'ombra del vento, Zaffon. Questa è l'edizione, però non l'avevo il libro io, nel senso che l'avevo letto, mi avevano prestato il libro mio padre e mio fratello e io non ce l'avevo a casa. Beh, mi cade l'occhio su questa, che è l'edizione cartonata e illustrata del romanzo, quindi ha la parte scritta e poi alterna delle immagini ispirate al romanzo di Barcellona. Il tutto usato al 50%, io l'ho pagato 12,50 euro ed è nuovo. È leggermente rovinata la sovracopertina, ma veramente quasi niente. L'interno è nuovo. Che bello. Sono contentissima di poterlo inserire nella mia libreria. Questo è stato proprio amore, tipo l'ho visto, l'ho preso, basta, non ci ho neanche pensato un minuto. E poi invece l'acquisto farlocco che ci sta sempre, io e la mia amica ci siamo perse dietro, Honolulu Baby, non so cosa sia, è un testo di Alessandro Agostinelli, la collana è Off the Road, ed è avventura hawaiana di musica, surf, vulcani e chiari di luna, dovrebbero essere un racconto di viaggi alle Hawaii, di cose hawaiane, poi vi farò sapere. Comunque costava 9,50 euro, ma al 50% di sconto l'ho preso a 4,75 euro e ho detto no vabbè, ce lo portiamo a casa, le Hawaii sono un mio grandissimo sogno, un chiodo fisso, vorrei andarci un giorno, chissà. Poi invece per Pasqua e per il mio onomastico mio papà e mia mamma mi hanno regalato un libro che era nella mia wishlist e che è Lui di Timur Vermes, Bompiani. Non è un'edizione tanto vecchia, vi dico, dovrebbe essere 2013 infatti, e il prezzo di copertina è nascosto dall'etichettina, quindi non ve lo so dire, però vi farò sapere, era in wishlist, mi ispirava, vedremo. E poi la mia mamma mi ha comprato le guide per quest'estate, per il viaggio che farò quest'estate, Florida e Barbados. La Florida è la mia Lonely Planet, la classica, sapete che io le amo alla follia, mentre per Barbados non esisteva, almeno a sentire Gulliver, che è la libreria di viaggi di Verona di cui io mi fido quasi ciecamente, non c'era una guida in italiano e ho preso quindi questa Footprint, che è un'edizione americana, 15 euro ed è in inglese e staremo a vedere. Tra l'altro, fatemi sapere se l'idea vi può piacere, pensavo di portarvi con noi in ferie. Cioè, mi piacerebbe girare tipo i vlog che ho girato a New York, quindi molto incentrati non tanto su
quello che faccio io, quanto sui posti che vediamo, e poi vedere se montarli tutti insieme, fare un video unico, spezzettarlo in giornate, insomma, fatevi sapere se Florida e Barbados possono essere due mete che vi interessa vedere quest'estate. Così io poi mi organizzo e vedo di portare la videocamera e di convincere Mister Marito che può parlare anche nei video. Fatemelo sapere qua sotto. Come libri e, diciamo così, guide, editorialmente la parte dell'haul finisce qui. Poi ho fatto un paio di acquisti di necessità, nel senso che avevo finito il solvente e ho preso questo senza acetone della Parisienne con la pappa reale. Non l'ho ancora usato, l'ho preso al supermercato, 1 euro. Si avvicina l'estate e ho preso, volevo uno scrub nuovo, ero al supermercato e ho trovato questo di Geomar, che è il Talasso Scrub rimodellante, con all'interno anche il caffè, sale marino e polvere di caffè. E l'ho già usato un paio di volte e mi piace, ha i granuli abbastanza corposi, va mescolato prima di agitarlo. Mi piace parecchio, ha una bella consistenza e mi sembra anche che l'effetto sulla pelle sia abbastanza delicato ma d'impatto. E poi sempre al supermercato ho trovato questi, che sono i Cotton Plus. Sono dei pezzi di cotone praticamente, già imbevuti di latte detergente. Voi vi bagnate leggermente le mani, le umidificate, non vanno messe direttamente sotto l'acqua, non vanno strizzate, e poi le usate come cotoncino struccante. Io avevo visto sia nei video di J'adore Makeup, sia in quello della Superstar, quelle di Olay, sì, che sono sempre queste salviettine che vanno umidificate, che vorrei provare negli Stati Uniti quest'estate per provarle. Mi è caduto l'occhio su questo e ho detto: aspetta che le proviamo e vediamo come sono. E vi devo dire che non sono niente male, nel senso che subito pensavo fossero una grandissima cavolata. E invece funzionano, mi struccano piuttosto bene anche il mascara. Io adesso sto usando quello di Madina, non mi sembra sia waterproof, però anche l'eyeliner lo tolgono abbastanza bene. Ecco, magari se uso un trucco molto pesante sugli occhi ho bisogno di un dischetto solo per gli occhi. Con un trucco invece naturale mi bastano anche un dischetto unico. Io poi comunque passo il detergente, lo sapete che non strucco solo con lo struccante, però vi devo dire che sono rimasta particolarmente colpita da questo prodotto. E all'interno hanno estratto di aloe con carota e vitamina E. E tra l'altro, per subito pensavo fossero un'idiozia, mentre invece l'aloe barbadensis, il primo olio è al quarto posto e l'aloe barbadensis è al quinto, la carota al sesto, quindi insomma non sembrerebbero neanche terribilissime, ecco, non sono sicuramente verdi, però. E sono made in Italy, a Luserna San Giovanni Torino, se vi interessa. Poi, e le ho trovate al supermercato normale, erano lì in mezzo ai cotoni da struccaggio. Poi cercavo un tonico, volevo un tonico non troppo pesante, visto che ci avviciniamo all'estate. Sto finendo il mio di Dr. Kiehl's, che spero di ricomprare, quello con la calendula, che mi è piaciuto moltissimo. Volevo provarne uno che non avesse alcol, ma che al tempo stesso avesse un po' di azione astringente, insomma che funzionasse un po' sulla pelle acneica, ma che non fosse troppo pesante e soprattutto che non avesse alcol, visto che si avvicina l'estate e il sole. E sono andata alla Natura Sì, faccio così perché costa tutto uno sproposito, ogni volta che entro alla Natura Sì devo fare un mutuo, e ho preso questo della Elan, quindi ancora una volta made in Italy, in Genova in particolare, e in questo caso è un prodotto ipoallergenico, non controllato da ICEA, che non testa sugli animali, ed è il tonico per le pelli grasse e impure, astringenti, analcolico e antilucido, con bardana, cannella, lappaccio e zenzero e l'olio essenziale di limone. E quindi è un tonico sicuramente molto profumato di agrume, molto profumato di limone e zenzero, sicuramente astringente, sicuramente disinfettante, ma senza alcol. E vi farò sapere. Tra l'altro mi piace anche l'idea che si spruzzi, non è niente male. E questo l'ho pagato sugli 11 euro e sono 125 ml. Sono poi tornata a fare un ordine Avon, ero a cena dalla mia amica presentatrice, aspettavamo che arrivassero dei nostri amici che erano leggermente in ritardo, mi sono messa a sfogliare i cataloghi.
ho trovato, sono riuscita a riprocurarmi lo sleep therapy, che è la pillow mist, quindi la nebbia da spruzzare sui cuscini per, loro dicono per favorire il sonno, a me piace molto perché sa di lenzuola pulite, leggermente aromatizzata alla lavanda, mi piace moltissimo. Ma so che la stanno togliendo di produzione, se non ho capito. Nell'ultimo catalogo non mi sembrava di averla vista, le ho chiesto se riusciva a procurarmene ancora una. Poi ho preso questa acqua profumata della Naturals. A me sembra che stiano riducendo le boccette, però non so. Sono 100 ml, questa è profumata al mirtillo e orchidea. Mi piace molto, sa di estate proprio. Più di mirtillo che ho di orchidea, quindi è leggermente più fruttata che floreale. L'ho spruzzata pochissimo giusto per annusarla un po' e mi piace. Poi ho preso un... come si chiamano? Il pediluvio rilassante alla lavanda della Footworks. Non lo so, non ho mai provato i prodotti della Footworks, però profuma molto di lavanda e di sapone, di pulito. Proverò e vi farò sapere. Sono 100 ml. Esatto. Vedremo. Poi ho preso un pennello perché volevo un pennello di quelli angolati che io uso per le sopracciglia e per l'eyeliner, ne volevo uno nuovo e c'era questo in offerta, sempre angolato, alle setole sintetiche piuttosto fitte. Devo ancora provarlo, vi farò sapere, però il manico mi piace, è bello ciccione da fiducia. Vedremo, proveremo. E poi, scusate, ma l'acquisto farlocco io da Avon ci casco sempre. Con la Planet Spa prendo sempre di quei prodotti che c'è. Allora, questa è Luxuriously Refining with Black Caviar Extract Eye Gel Mask. Quindi è una maschera in gel per il contorno occhi. Lussuriosa, no lussuriosa, lussuosa con gli estratti di caviale nero. Il caviale nero penso che gliel'abbiano fatto vedere... da lontano. Bah, c'è di tutto qua dentro. Ah, Mamelis Virginiana Extract è al terzo posto dopo l'acqua e la glicerina. Ma dai, poi ci sono un po' di parabeni, un po' di cose strane. Vabbè, comunque è un gel rivitalizzante per il contorno occhi con l'estratto di caviale nero da applicare come un contorno occhi normalissimo. 15 ml, mi piace la confezione che sembra quella di un lucidalabbra, che quindi non devo andare a mettere le dita nel prodotto, che secondo me è una grandissima cosa, ed è violaceo. Questo prodotto qui mi piaceva soltanto, sapete proprio il dire ho preso una cosa al caviale nero da mettere sul contorno occhi. Vabbè, non mi ricordo i prezzi singoli, ma vi so dire che delle due acque profumate, il pediluvio, il pennello e la maschera contorno occhi, ho speso 17 euro, quindi insomma, pochino, ecco, io da Avon compro sempre se ci sono le offerte, se c'è il prodotto in promozione, quindi insomma, do sempre un'occhiata. E chiudo con un pezzo da collezione, un pezzo per la mia collezione. Se mi seguite su Instagram, ma mi sembra di averla poi postata anche su Facebook e Twitter, un amico, un collega di Mister Marito è stato a Istanbul e mi ha portato la palla con la neve di Istanbul, con Hagia Sophia al centro. È carinissima, cioè è troppo bella. E quindi è già stata messa nello scaffale Europa della collezione di Snow Globes, di palle di neve. Bene, ah no, mi stavo dimenticando una cosa, era lì che mi guardava. Ho fatto un altro acquisto su Depop. Ebbene sì, cercavo, prima della fiera, cercavo un blazer nero semplice, dal taglio maschile, morbido, non troppo fit. Sapete quelle cose da indossare magari su delle cose molto strette sotto, in modo da riequilibrare le dimensioni. A me piace molto mettere cose piccole sotto e larghe sopra, o viceversa, insomma bilanciare le dimensioni, non so se si è capito cosa sto cercando di dirvi. Cercavo un blazer maschile e non lo trovavo, o meglio li ho trovati ma a dei prezzi che uscivano dal mio budget, che in questo momento è piuttosto limitato avendo prenotato le ferie. Comunque, poi girovagavo su Depop e sul Depop di Alessia, Milale 87 bis, sempre lei, maledetta o benedetta, non lo so, perché poi faccio dei grandi affari, secondo me, ho preso questo. È
un semplicissimo blazer nero di stampo maschile con la chiusura a gancetto sul fondo, le maniche che si rigirano leggermente, sono fatte anche per essere rigirate perché hanno il bottone qui, i revers molto lunghi, un classico blazer nero, e l'ho pagato 20 euro. Io lo amo e lo vedete un po' stropicciato perché era nel pacchetto con cui è arrivato, mi è arrivato proprio ieri o l'altro ieri, perché con la pausa pasquale le poste mi hanno fatto un po' tribulare, però è arrivato. Bene, questo era veramente tutto, tutto, tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, dei vlog estivi, se possono interessarvi, che magari mi organizzo e inizio a pensare un po' come gestire la cosa. Se avete letto qualcuno di quei libri, qualcuno li ha letti di sicuro perché me li avete consigliati sotto un paio di video scorsi, soprattutto Hornby, so che ha ricevuto, insomma è un amore che condividiamo in molti. Fatemi sapere se avete provato questo della Elan e cosa ne pensate del mio acquisto al caviale nero. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima! Come mi piaci, palla con la neve.